Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Come prevedibile, gli attentati di Bruxelles avvenuti ieri hanno fatto crollare i titoli delle compagnie aeree e del turismo. A Parigi Accor c'è del 5,71%, Airport de Paris il 3,09% ed Eurotunnel il 3,25%. A Londra colpiti anche EasyJet, meno 4,6% e Ryanair, meno 4,34%. Insomma, l'attacco terroristico ha trascinato in basso le azioni del lusso e del turismo, quelle che più di altre potrebbero risentire del rallentamento dei flussi turistici nelle città europee. Ma secondo lei, dopo questo ennesimo attacco, le abitudini dei cittadini europei cambieranno radicalmente? No, penso proprio di no. Come mai? Non lo so, ma non penso che possano cambiare, a tal punto ognuno giustamente tiene la propria personalità, la propria... E non penso che possano cambiare fino a quando non saranno toccati direttamente. Per ora... hanno toccato Belgio, Francia, non so, una cosa. Per il resto poi penso che ancora è presto. Personalmente lei se la sentirebbe di viaggiare all'estero oppure no? Limiterà magari i viaggi o le vacanze? Sento ora come ora, anche perché ho dei problemi in famiglia per cui non posso. Secondo me no, perché comunque adesso queste persone hanno fatto un attentato in un aeroporto, per minimo 3, 4, 5 mesi non faranno mai più attentati in un aeroporto, cambieranno zona, in un altro posto, in una stazione ferroviaria, può succedere in qualsiasi posto, anche qua in Italia, anche se escludo che l'Italia sia un paese a rischio come la Francia e come il Belgio. Come mai lo esclude? Lo escludo perché comunque noi non siamo comunque combattivi come è stato combattivo la Francia e come è stato combattivo il Belgio. Il presidente, io sono residente in Francia, il mio presidente ha voluto comunque mandare i propri aerei a combattere con l'ISIS, contro l'ISIS, e poi i risultati sono stati questi. Per me sì, molto, ma a parte che è già cambiato, perché ormai uno deve avere paura anche di andare a prendere l'aereo, grazie ai nostri politici europei che fanno entrare tutta questa gente qua, che già non c'è nessun lavoro per nessuno, cioè dobbiamo ringraziare queste persone qua, i nostri politici e anche il grande Papa, perché vuole che noi prendiamo una persona in casa quando non c'è lavoro per noi italiani. Quindi lei pensa che il terrorismo sia una conseguenza di questa solidarietà nei confronti dei migranti? Eh sì, perché io sono stato all'estero, anche in Marocco, e non è tanto socievole per noi italiani andare in Marocco. Matteo Renzi dice che i terroristi sono già nelle nostre città da generazioni, cosa ne pensa? Che signor Renzi è il primo terrorista. È il primo terrorista che fa entrare questa gente qua e pensa solo alle sue banche e al suo papà che è una banca. In generale la spaventa l'idea che il concetto di Europa unita e libertà di circolazione possa venire a meno a causa di questi attentati. Bisogna reintrodurre i controlli alle frontiere, lo dicono in tanti ormai. Dico sempre che la legge deve fare il suo corso e dovrebbe essere fatta bene ed essere applicata bene principalmente. Chi deve essere mandato a casa deve essere mandato a casa, ci bastano i nostri già. Non sono d'accordo. Io non sono d'accordo perché comunque se vogliono entrare entrano ugualmente in qualsiasi maniera. Ci sono tantissimi modi per entrare in Francia, in Italia, in Belgio e comunque negli stati della nostra comunità europea senza passare dalla dogana. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.